ultimo giorno dell'anno, lo passiamo insieme ai ragazzi della Povera, agli amici della Povera, precisiamo meglio. E come ormai è tradizione, perché anche l'anno scorso siamo venuti l'ultimo giorno dell'anno, di pomeriggio, e abbiamo un pochino visto che cosa facevate. Quest'anno anche siamo venuti con un bellissimo tramonto, una bellissima giornata, fortunatamente calda, perché vi ha aiutati, diciamo. Ci sta aiutando il tempo. Esattamente. E Giulio, qua il lavoro è pesante e tanto. A che punto siamo? Il lavoro è pesante, purtroppo negli ultimi giorni stiamo dando noi stessi più di quanto dovuto, perché abbiamo urgenza di completare i lavori entro il 14, massimo 15 di gennaio, quindi le ore e i giorni trascorrono, grazie a Dio il tempo ci sta aiutando. Gennaio è arrivato, diciamo. C'è tanta attesa per la festa, c'è tanta attesa di tante visite, perché molta gente ci sta già invitando a venire per visitare, però purtroppo non siamo ancora pronti. Ce la faremo lo stesso. Raccolte a livello di legna ancora attive, la gente può venire. Attivissime, perché abbiamo bisogno del sostegno da parte di tutti. Per cui mi raccomando, ad agricoltori e anche cittadini, volenterosi. Cittadini, fedeli e non, abbiamo bisogno per completare, abbiamo bisogno di fascini di ulivo e di vite. Quindi fascini di ulivo e vite. Per sostenere questa causa. Perfetto, per cui mi raccomando, cercate di partecipare, perché anche sono gli ultimi giorni in cui si può fare, perché altrimenti si arriva troppo a ridosso. Fino al 15 abbiamo bisogno di legna. Fino al 15? Fino al 15 gennaio. Fino al 15 gennaio massimo 15 gennaio potete portare qualcosa qui, anche potete portare, lo chiediamo. Viene chiesto, c'è un appello a tutti gli attori. Chiediamo ufficialmente il sostegno da parte di tutti gli agricoltori frontalieri. Per cui teniamoci attivi. A quale altezza siamo arrivati quest'anno, più o meno? Ragazzi, possiamo annunciare che ad oggi possiamo dire ufficialmente che al mondo è l'unica piramide costruita di legno. Sarà il falò piramidale più grande del mondo. Le misure ufficiali ve le daremo. Ce le darai. Ve le daremo. Ad atto compiuto avremo tutte le notizie. Per cui nulla, non spoileriamo niente. Non spoileriamo. Perché comunque non è ancora finita, per cui dimensioni effettive non ne abbiamo. Dimensioni effettive no, perché è tutto un work in progress. Perfetto, per cui non anticipiamo niente, anche se sono molto promettenti, da qualche anteprima che mi è stata detta anche da Pasquale Chirico, insomma. Sono molti ottimisti. Invito tutti gli amici in diretta a seguire la costruzione dei lavori da questo momento in poi, e anche appena vai a visitare lo studio di Francesco Forzano. Certo, perché tra dove poco spoilereremo una delle chicche migliori di quest'anno. Tra poco, infatti, continuate a seguirci, perché non finisce con la tira oggi la nostra diretta, il nostro racconto, ma avremo anche appunto questa chicca di Francesco Fornaro. Non vi svegliamo ancora nulla. Sta dando il suo contributo. È un notevole. Notevole contributo. Sì. Lo vedrete, insomma. Lo vedrete a breve. Artistica indistinguibile. Per cui al momento non vi diciamo nulla, perché vi invitiamo a seguire anche dopo questa diretta. Sì. Come procedono i lavori, secondo te? I lavori procedono spediti, perché i tempi iniziano a stringere. E quindi stiamo dando il nostro massimo impegno, massima disponibilità, affinché insomma, per i tempi prestabiliti, ultimiamo quest'opera. Bene, stiamo lavorando anche oggi, che è la vigilia di Capodanno, approfittando delle belle giornate, quindi ci stiamo dando da fare. Gli impegni lavorativi, gli impegni familiari, e ci stiamo riuscendo. Vedo già le luminarie belle pronte, per cui abbiamo anticipato un po' tutto proprio per essere pronti per il 14, massimo 15 giorni. Dai. Quindi le vediamo in grande, ecco. Adesso Simone ci sta dando un attimo un'anteprima di quelle che sono le luminarie, e per l'appunto tutto pronto, si spera, per 14 giorni.
per i 15 giorni prima. Il grande evento, possiamo dirlo, il grande evento sarà distribuito in tre serate, il 29, il 30 e il 31. Ovviamente l'accensione della focra sarà il 30 di gennaio alle ore 20, dove ci sarà il Corneligio Grimaldi che benedirà, come di consueto, la pira insieme al vescovo. Per cui anche questa è ovviamente le autorità competenti, e dobbiamo dire ai nostri telespettatori, quest'anno ci saremo anche noi di nuovo. Quest'anno dettagli di contagio, come sempre, il nostro media partner, sempre più ufficiale che mai. Grazie mille. Detto questo, le immagini che noi adesso stiamo riprendendo oggi sono veramente belle, perché avete fatto un salto enorme, anche sia di dimensione che a livello proprio riempitivo, in pochissimi giorni. Dice Antonio che sta lavorando mentre noi stiamo facendo l'intervista. Esatto. Lo riusciamo a riprendere. E il nostro amico Donato pure che ci sta aiutando tantissimo. Donato, un saluto a Grattagli. Sta salutando. Quest'anno un aiuto, diciamo, anche meccanico, fortunatamente, perché oggi sono qui, però ci sono tanti altri che ci stanno aiutando. Ovviamente con Giuseppe i nostri ringraziamenti sappiamo che li daremo, per cui la serata del 30 avremo modo di ringraziare tutti coloro che riconoscere il merito per tutti quelli che stanno lavorando, perché il lavoro è collettivo. Il gruppo non siamo soltanto noi costruttori, il gruppo è un insieme di persone che stanno dando realmente il loro contributo, un insieme di persone che stanno così grande, ed è una cosa gratificante, più che altro riuscire a coinvolgere le persone. Spazio per grandi e piccini, mi riferisco ai piccini perché, c'è anche quest'anno la tradizionale opera di piccoli. Per cui ci sarà, è confermato. Quindi vi abbiamo spoilerato varie cose. Tra poco adesso andremo a spoilerarvi una verità artistica, diciamo così, che sarà inserita, non diciamo ancora dove, tutto fatto a mano, sarà messa sulla nostra focera, però non diciamo niente, né dove né come. Metti amici in diretta. Esatto. Poi hanno tutto già pronto. Facebook non riescono a seguire. Esatto. Per cui cerchiamo di intrattenerli in un modo o nell'altro. Esattamente. Per cui adesso io e Simone ci richiamo da Francesco Cornaro, sì, e vedremo insieme che cosa gli è venuto in mente, perché noi l'abbiamo già visto e sorpresa, diciamo, è un lavoro bellissimo, un bel lavoro, uno straordinario lavoro che vedremo tra poco insieme in diretta. Per cui, maestri, grazie. Altri maestri stanno impegnati a raccogliere i fascini il resto del gruppo è Derignetti che sta raccogliendo i fascini, al momento il maestro Pasquale che sono nei terreni a cogliere le fascine, che poi più tardi sicuramente all'imbrunire arriveranno qui le fascine. Quindi oggi siamo una piccola parte qui e altri maestri che stanno raccogliendo questi. Scusate, ma fino a che ora volete rimanere a lavorare? Fino a quando è possibile. Non penso che stappate qui. No. Penso che la mezzanotte. Prima di andare via ci facciamo gli auguri noi con i presenti che stanno qui attorno insieme come a tradizione, noi, e ci facciamo gli auguri. Festeggiamo il nuovo anno questo insieme. Bene. Intanto noi ai grottagliesi, con parte degli amici della Focera e maestri della Focera, diamo gli auguri di un buon 2023. Buon anno a Grottaglie, buon anno a tutti. Buon anno a tutti, e l'augurio che sia un anno migliore sicuramente. No. Auguri a tutti i grottagliesi, a tutti quelli che ci seguono. Massimo, Davide, vuoi dire qualcosa? Sempre auguri a tutti i grottagliesi e spero che vi piaccia questa focra di quest'anno. Va bene, diciamo questo, io lo chiamo monumento. Lo chiamo monumento per la popolazione grottagliese. Effettivamente lo merita. Effettivamente il titolo di monumento. Bene, ragazzi, è del tutto meritato. Buon anno a tutti ed evviva San Ciro. Evviva San Ciro, buon anno, e noi ci vediamo tra poco con Francesco Cornaro. Continuate a seguirci.
E poi ci siamo noi. E poi ci siamo noi. Sì. Quello che avete visto inquadrato adesso è un'installazione artistica del nostro Francesco Fornaro. Sì. Ancora una volta ci sta sorprendendo, perché tutta questa grande opera andrà a finire sulla Fokera del 2023. E tra l'altro da dimensioni importanti, caro Francesco. Sì, è una piccola anticipazione, avete fatto la sorpresa. Abbiamo fatto irruzione nello studio d'arte. Esatto, per fine anno, ecco. Sì, è in piena lavorazione, quindi sto lavorando. Quest'anno le dimensioni sono importanti, è un 4 metri per 3, e diversamente dall'anno scorso avrà una colorazione differente, ma quella poi la riserviamo alla fine. Niente, il soggetto, come potete vedere, è sempre lo stesso. No, non è lo stesso, questo in realtà è la statua che è collocata nel cappellone della Teresa Madre, quindi col manto dorato. E, sì, perché l'anno scorso, se non erro, era quella che invece è sì, è quella che siamo abituati a vedere. Questo invece è il San Ciro del cappellone. Sì, è quello del cappellone, ecco, visto che... insomma, se ne sta sempre lì, lo portiamo fuori un attimino e lo facciamo vedere un po'. Da dove ti è venuta? Da dove è arrivata questa idea, questa ispirazione? Ma c'era un progetto iniziale diverso, poi per una questione di tempistica si è optato per un'altra opzione, quindi abbiamo scelto di variare, ecco, in questa maniera. La pira conserverà la forma piramidale come quella dell'anno scorso. E poi ci saranno effetti di luce e tutto il resto, ma poi entriamo sempre in un altro momento che non svegliamo poi. Sì, ovviamente, ovviamente chi è attento telespettatore della nostra trasmissione, sicuramente questi dettagli non se li fa sfuggire. Certo. Per cui state attenti, perché in ogni diretta, come al solito, diamo sempre piccoli spoiler a pillole, però poi vedrete insomma nel complesso. Sì, c'è ancora da lavorare qui, però ecco, diciamo, siamo a buon punto e puntiamo per arrivare a inizi, insomma, credo... Sì, a noi ci hanno detto metà gennaio. Sì, esatto, per metà mese, ma per cui, se conosco i miei tempi, ce la faremo. Perfetto. E da quanto tempo stai lavorando su questo? Sono partito in panazia di Natale. Quindi dal 25? Dal 25 ho iniziato a disegnare. Quindi ad oggi è una settimana che stai lavorando. Sì. Tu mi hai parlato di bozza, io quello che vedo per me è già spettacolare, però ovviamente non è concluso e c'è da lavorare tanto. Sì. Quali tecniche stai usando? Questo è un acrilico, è in idropitture, quindi insomma è abbastanza semplice come tecnica, poi insomma bisogna anche saperlo fare, ecco quello. Ovviamente. E poi, insomma, come vedete, a me piace tanto di grandi dimensioni, quindi più è grande più mi entusiasma la cosa, quindi speriamo di fare cose gradite, ecco, quello è il buon auspicio e speriamo che insomma che anche per oggi, no? Facciamo gli auguri più belli per il nuovo anno, ecco, con il nostro amico carissimo, ecco. Con il nostro caro San Ciro. Sì. E tra l'altro io per esempio, che noi siamo qui di persone, io non credo che, o meglio non so se voi da casa riuscite ad avere contezza delle dimensioni di tutto questo, ma giusto per farvi capire, come ci avevi detto prima, parliamo di 4 metri per 3 e i due pannelli sono da 2 metri l'uno, esatto. Sì. E io per esempio provo a mettermi qui, è giusto per farvi capire le proporzioni di quest'opera, per farvi capire anche quanto è grande, cioè io adesso mi sto allargando tanto più possibile con le braccia, ma non riesco a contenerla. Questo per farvi capire che, come potete vedere, sto anche camminando, per cui vi faccio rendere conto di quanto è grande quello che stiamo vedendo qui, perché noi abbiamo visto delle foto in anteprima del tuo lavoro. Giulio mi ha fatto vedere delle foto prima di questa diretta, mi ha spoilerato prima di arrivare. Ovviamente i nostri telespettatori non sapevano nulla. Non credo lo sapevano. Oggi lo sanno. Il regalo di fine anno. Esatto, come regalo di fine anno, però mi ha fatto vedere le foto e non mi sono reso conto. Uno non ho resistito, e l'altro fattore è che non mi rendevo conto delle funzioni, perché è tutto veramente, veramente molto,
molto grande. Sì, ma anche ma adesso, al di là di tutto, ma anche quando ne parlavamo, dicevo, ah, il 4x3, il 4x3, 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 4x3. Che sì, sì, magari detto a parole anche sembra piccolino, ma visto da qui... No, ma sicuramente poi nella realizzazione sulla tira, insomma, sarà ridimensionato rispetto a quello che possiamo vedere, no? Per proprio la percezione visiva. Ma... Ne parliamo di prospettiva. Sì, sì, ma l'importante, insomma, è che riusciamo, cioè ci riusciremo per raccollocarlo lì dove, perché quest'anno, ripeto, avrà una collocazione diversa. Credo sarà proprio nel cuore della pira, però sul fronte, all'ingresso principale sopra. Anche perché dobbiamo ricordare che quest'anno finalmente festeggeremo in presenza. Finalmente, ecco, finalmente poi ci saranno le limitazioni, speriamo. Non dovrebbero esserci limitazioni di alcun tipo. E quindi sarà fruibile tutto, la festa, tutto quello che è. Per cui vedrete tutto anche attraverso il nostro di occhio e attraverso quello che Simone per cui nel frattempo noi dallo studio di Francesco vi ringraziamo per averci seguito in questo pomeriggio e diamo un buon anno sì, con, diamo anche con me, viva San Ciro. Viva San Ciro, grazie per averci seguito. Buonasera a tutti e speciale San Ciro ovviamente vi aspetta a gennaio 2023, tra qualche giorno. Per cui continuate a seguirci, noi vedremo di non deludervi, insomma, e certo. continueremo grazie, grazie a te Francesco per l'ospitalità. Auguri a tutti.